Aldo. ulteriore cambio di ambiente eh, in chiave più intima perché qua siamo proprio nello spazio in cui abiti nella tua chiamiamolo monolocale anche se si potrebbe forse chiamare eh, una specie di cabinet de curiosité o, o comunque un, un eh, beh, perché è, un, è uno spazio veramente ricco vedo di oggetti ricordi Tutte, tutte cose che hanno una storia, dove poi lo vedremo più avanti, perché me l'hai raccontato prima tu, anche un accendino che potrebbe sembrare insignificante nasconde una, due o tre storie grandissime. Ah, è vero, sì, sì. sì. Con uh, Infatti poi faremo un piccolo percorso. Ti di, sei ricordato di questo dettaglio. <ride> sì. <ride> un piccolo percorso di approfondimento su una serie di di oggetti che hanno colpito la mia attenzione o di cui tu mi hai raccontato il, il dietro le quinte. E, un luogo, quindi, molto intimo nel quale ti ringrazio, che ti ringrazio di aver aperto a noi. Eh, la Tana, il rifugio. <ride> e, il, il primo capitolo che, che ambientiamo, che andiamo ad ambientare qui, dei, dei tre, è dedicato a una figura che abbiamo già accennato prima una collaborazione importante quella con Alexander Dugin ma non solo a Dugin in sé ma proprio a parlare a chiacchierare un po' con te di geopolitica e di futuri modelli sociali un po' di, di, di postmodernità quindi un capitolo particolarmente denso e importante a livello proprio filosofico e concettuale eh, comincerei con, con una con una piccola considerazione che questo ambiente è adeguato a parlarne anche perché, a quello che ho capito, eh, lo stesso Alexander Dugin, quando viene qua non dorme come magari me e Elisa nella eh, foresteria che affittate ai turisti o in cui ospitate gli amici o nella, o nella stanza che sarebbe quella di vostra figlia, che però spesso via anche lì siamo stati ospitati, se lei non c'è. Ma addirittura ti sposti tu per lasciare dormire lui nella tua tana, che mi sembra molto forte come cosa, perché è una specie di, di segno di fratellanza di, di, di fratellanza, di vera comunione, di confidenza, di forza del rapporto. Quindi, partendo da questo, come hai conosciuto Alexander, come nasce questo rapporto e questa collaborazione? Sì, innanzitutto la, la collaborazione perdura e inizia e perdura su un, un denominatore comune che è l'arte più della geopolitica. Mm. Noi conosciamo Dugin come Corte dei Brut in una circostanza casuale e degli amici mi chiedono se... È possibile fare un incontro, un confronto con Alexander Dugin e il suo pensiero qui alla Corte dei Brut? Mi ricordo che dissi, ma se state parlando di quell'Alexander Dugin forse è meglio che... Organizzate un convegno a Milano, che peraltro poi fu fatto al Ramada, non, non, non è un, un luogo così prestigioso per cotanta figura. E, e Mi ribadirono il concetto che invece era proprio desiderio loro quello di questo confronto/incontro con Dugin qui alla corte dei Brut, per quello che probabilmente le pietre di questa corte significano. E, Ero rimasto molto sorpreso della, della richiesta, ovviamente aderì e Alexander Dugin venne, era sì, la prima volta, quindi sì, sì, lo ascoltammo con estrema attenzione. Eh, lui ci presentò il suo pensiero, in particolar modo eh, il soggetto radicale e la quarta teoria politica quelle che noi crediamo essere quindi la condizione soggettiva la condizione oggettiva che quando sono sincroniche eh, favoriscono quelle grandi trasformazioni che si chiamano rivoluzioni ascoltato quindi con estrema attenzione da parte di un ristretto numero di eh, amici eh, il suo pensiero eh, quando e arrivò il nostro momento di intervenire per degli approfondimenti, delle domande, delle, pre, delle puntualizzazioni, mi ricordo che io suggerì di utilizzare un linguaggio universale, ovvero quello dell'arte, per interpretare il suo pensiero. E lui ebbe modo di rifletterci, ci ci seguì in questa, in questa idea e quindi prese, nacque e prese forma Eurasiart, e quindi questo viaggio tra le avanguardie artistiche europee, o quantomeno nel solco della tradizione indoeuropea, ma non solo. E a Palazzo Reale a Milano, il 4 di novembre, fu presentato questo progetto. Delle relazioni di carattere politico e anche geopolitico, eh, in questo caso del professor Alexander Dugin, mh, per quello che riguarda la mia personale figura, non, non entro nel merito, le seguo con attenzione, con molto interesse, le trovo anche estremamente. Eh, significative per quelli che possono essere i futuri modelli sociali, ma più che i modelli sociali, gli equilibri tra le potenze nel mondo. Ma eh, non ho nessuna voce in capitolo al riguardo, mentre per quello che è il pensiero. Eh, nel, eh, a tutto tondo e specificatamente poi per quello che riguarda la figura del soggetto radicale questa eh, novità chiamiamola così questo riposizionamento eh, di un uomo libero per anziché un uomo libero da ebbene lì si eh, l'approfondimento è stato estremamente verticale, ha favorito non tanto l'assidua la frequentazione con, in questo caso Alexandre, e non il professor Dugin, ma l'intensità del rapporto sul piano ontologico, sì, posso, posso confermarla, motivo per il quale e tra tutti gli ambienti della corte questo rifugio dove io due o tre giorni a settimana eh, sosto, anche per leggere, scrivere, lavorare, eh, viene occupato militarmente da, da, da Alexandre anche quando piove. Uno si chiederà perché anche quando piove, perché a volte in questi edifici eh, filtra l'acqua dal tetto e ci sono una serie di escamotage per non essere disturbati mentre le gocce scendono nei recipienti che le ospiteranno. E, e questo per indicare quindi anche una dimensione eh, ascetica e guerriera al tempo stesso dell'esistenza che Alexander Dubine ci ha eh, mostrato e che è stato forse un denominatore comune. Per comprenderci in profondità e per fare tutta una serie di salti logici eh, senza. Eh, creando immediatamente diciamo, quella sintonia, quella frequenza cioè, per gli approfondimenti, anche di natura quindi filosofica. Ti chiedo a questo punto una cosa che non ti ho mai chiesto, è una curiosità che mi viene adesso, eh, poi continuerò a parlare del, del professor Dugin. Ma... Eh, Alexander, che mi sembra di capire che per te è un amico comunque. L'essere umano ehm, co com'è Alex Alexander la persona? Non il filosofo, il pensatore, mh, la, la persona l'amico, la la due parole. L'essere umano a parte il grande intellettuale. È un uomo che per certo è padrone del suo silenzio e schiavo della parola pronunciata. E questo è un elemento estremamente distintivo. Ci accomuna e, ed è forse la prima sorpresa che ho, ho, ho trovato in lui. Sì, è padrone del suo silenzio e sono lunghi i suoi silenzi, ma è anche schiavo della parola pronunciata. Ha un concetto dell'amicizia eh, per come lo percepisco io, eh, quindi pronto a essere da lui smentito: epicureo. Cioè. Cosa intendi? Per, cioè, so cos'è Mettiamoci una maiuscola, per... maiuscola mm. e mettiamola al di sopra di ogni altra forma di sentimento. Ok, ecco. L'amicizia è sacra e questo eh, è indipendente dagli impegni, eh, gli interessi, eh, gli scopi, è indipendente. E... È una persona non ordinaria, non so neanche se è prestato a questo mondo o è di questo mondo. <ride> Sicuramente, quindi non mi sbaglio nel dire che c'è cioè, non solo collaborazione, ma amicizia. Cioè lo considero un rapporto di amicizia. Se per amicizia intendiamo ciò che abbiamo appena accennato, eh, ritengo di sì. Poi. Eh, è figlio, eh, orgogliosamente figlio eh, della terra russa, di una civiltà di terra. Quindi io sono diversamente espressione di una civiltà di mare. E le differenze eh, esistono. Il denominatore comune però riguardo proprio il concetto della libertà è che entrambi ci consideriamo liberi per e non eh, liberi da. Mm. Liberi per, a questo punto andiamo su... Liberi per cosa? Liberi... Per cosa? Li, eh, essere liberi per è, è proprio una connotazione della, eh, della tradizione indoeuropea. È un'affermazione. Non so, oggi usciamo magari dai da, nostri luoghi di lavoro per, eh, stressati andiamo a fare yoga o meditazione o mm, ammicchiamo eh, o strizziamo l'occhio a queste discipline orientali dove magari il concetto della libertà è diverso, eh, lì si è più liberi da o si tende a essere liberi da, liberarsi dai vincoli delle passioni, liberarsi dal eh, karma, non so, tutte queste cose, mentre nella tradizione anche greco-romana, ma ancora prima dunque, essere liberi per eh, ha dei connotati specifici di un certo tipo di civiltà. E l'origine storica della libertà nel mondo varia, a secondo delle latitudini o longitudini eh, culturali e quindi anche geografiche. Eh, tu consideresti immagino il professor Dughi un idealista, una persona che eh, o un rivoluzionario? Un, lo potresti identificare? Mi ricordo che mi parlavi un giorno di rivoluzionari e ti intendevi come rivoluzionario. Tu lo vedi più come un rivoluzionario o in qualche altro modo? Bisogna comprenderci sul significato delle parole, perché molte parole hanno assunto significati diversi, gradazioni diverse, oppure eh, peggio ancora, eh, viviamo in un mondo in cui le, le, la parola ha spesso perduto la vir, la forza. E innanzitutto ritengo che il professor Alexander Dugin sia un filosofo armato. Eh, se dovessi percorrere indietro per i miei miseri studi di filosofia, eh, facendo il consueto giochino, se fosse un filosofo del passato, mm. chi potrebbe essere? Eh, lo collocherei o nel IV secolo d.C., oppure Platone, mm. o i neoplatonici, la scuola neoplatonica, Massimo di Efeso dove si è andato a formare anche Giuliano imperatore, eh, Proclo, Giambrico, ecco quell'entollage filosofico. È un filosofo armato che non si limita alla teoria, eh, ma non la scende. Il, il pensiero e l'azione eh, sono un tutt'uno, un tutt corpus organico. Quindi sì, lo definirei un, un filosofo armato.